Buone vibrazioni a tutti. Il sintomo è un orchestrale che ha perso lo spartito. Vediamo di spiegare questa mia affermazione che può apparire fantasiosa. Avete notato che nel corso della storia abbiamo permesso ad un certo sistema di informazione di decidere quali siano gli atteggiamenti da adottare nel rapporto con i nostri simili? Molto spesso accade che quando ci si incontra con altri esseri umani e ci si chiede come va, spesso si tende ad andare cauti e a rispondere ma si tira avanti oppure beh potrebbe andare meglio. O se vi trovate nella sala d'aspetto di un ambulatorio e si fa spesso a gara su chi soffre del male peggiore. È una modalità di autodifesa e questo avviene perché la massa critica ha per molto tempo accettato l'idea che a stare bene ci si deve un po' vergognare e avere una situazione economica che permette di vivere dignitosamente non è molto educato e per non sbagliare è sempre meglio lamentarsi almeno un po' con i nostri interlocutori, sia mai che ci chiedano un favore o anche un aiuto visto che stiamo così bene. Nello stesso tempo, l'industria farmaceutica ci ha insegnato che ad ogni malanno, quindi ad ogni sintomo, c'è una soluzione pronta e veloce. E quando si va dal medico, non si cerca dialogando o magari facendosi visitare, di individuare la causa di detto sintomo. Che dal mio punto di vista è sempre un avviso, un messaggio, ma si vuole togliere più in fretta possibile il disagio senza comprenderlo. Guardate, è come se andassimo dal meccanico con la spia dell'olio o del motore accesa e gli chiedessimo di eliminarla, toglierla perché ci dà fastidio. Al contrario, come è giusto fare? Al meccanico chiediamo di controllare l'olio o il motore perché abbiamo compreso che la spia non è un male, bensì un messaggio del motore che ci avvisa prima che le cose si facciano più preoccupanti o addirittura irreparabili. E così, negli ultimi anni, la medicina convenzionale, al posto di scoprire le cause dei malanni, è diventata, come la chiama Martina, la medicina dell'anti. Antinfiammatori, antibiotici, antistaminici, antireflusso e così via. Quindi per ogni sintomo esiste un bel principio attivo che va a combattere il tal sintomo. Ragionando in questi termini, l'obiettivo della medicina non dovrebbe essere l'estirpazione del sintomo, in quanto tale sintomo funge da campanello d'allarme per comprendere un conflitto sottostante e che ha per l'appunto una causa ben precisa. Avendo invece preso il sopravvento l'impresa farmaceutica, sia a livello economico e finanziario che universitario, le scoperte sono state utilizzate per accontentare una popolazione che definisco pigra e disinformata, che preferisce prendere una bella pasticca con un principio attivo piuttosto che procedere a un'attenta analisi delle cause che hanno procurato il famoso sintomo. Tutto ciò, invece, richiederebbe l'assunzione della responsabilità di cambiare quegli atteggiamenti che hanno dato vita a quel problema. Diamo per scontato comunque che le ultime ricerche, sia a livello di chirurgia che di pronto intervento,
con i salvavita, per esempio, sono estremamente importanti e funzionali. Dobbiamo però constatare che la farmacologia, in particolare per come la conosciamo, ha fallito, perché parte dal presupposto che l'intero universo è costituito da materia e che quindi le malattie devono essere trattate solo con la chimica. Abbiamo però appurato, già dai primi del Novecento con la fisica quantistica, che tutto ciò che ci appare come materia è in effetti energia condensata. E soprattutto abbiamo compreso che nessun elemento in natura è isolabile. Per cui, come dice l'amico dottor Pier Mario Biava, è inutile accanirsi per cercare la molecola pensando di isolarla, perché la vita non funziona così. Faccio un esempio. Prendendo come spunto proprio delle affermazioni del dottor Biava, che è famoso per i suoi studi sulla riprogrammazione cellulare per la regressione del cancro e delle malattie degenerative, attualmente in oncologia si cerca di uccidere o almeno bloccare la formazione di queste cellule assassine. È invece più importante dire a queste cellule quello che devono fare. Non servono enormi quantità di veleno, come prevede l'oncologia convenzionale, perché, dice il dottor Biava, queste cellule si devono differenziare, serve ordine e per far questo bisogna fornire la giusta informazione. Il dottor Biava ha definito questo paradigma di cura insieme a niente di meno che Erwin Laszlo, filosofo di fama mondiale, considerato il fondatore della teoria dei sistemi, e sostiene che per curare qualsiasi malattia non ci si deve porre nell'idea di rimuovere o uccidere le cellule, ma bisogna fornire loro la giusta informazione nel momento giusto. Proprio perché, come ci spiega tra l'altro la moderna epigenetica, le nostre cellule, che vanno da 50 a 100.000 miliardi, ricevono informazioni in ogni istante dall'ambiente esterno. Proprio perché, come dicevo poco fa, noi non siamo oggetti isolati o isolabili e riceviamo informazioni continuamente attraverso ambiente, pensieri, luce e suoni. Martina ed io usiamo il suono per trasportare la nostra intenzione d'armonia e accordiamo i nostri strumenti con il La verdiano a 432 Hz, di cui ho ampiamente discusso in altri video. E così facendo disponiamo di un naturale tappeto armonico, dato dall'intonazione a 432 Hz, come veicolo essenziale per far viaggiare le informazioni, con lo scopo di creare campi coerenti di coscienza. Per Laszlo, ogni elemento di un sistema è sempre in relazione con tutti gli altri elementi e ha una funzione ben specifica da svolgere. E noi, come esseri umani, siamo identità psicofisiche non isolabili, bensì parte di sistemi sempre più complessi, come la famiglia, la nazione, il continente, il pianeta e lo spazio e il tempo in cui crediamo di muoverci. Succede lo stesso per i nostri organi, apparati e sistemi, come il sistema nervoso, endocrino, circolatorio, respiratorio, immunitario, che hanno specifiche funzioni per mantenerci in vita. E accade lo stesso per le nostre cellule.
Riporto le precise parole di Erwin Laszlo, perché le trovo molto affini al mio pensiero. Laszlo dice: l'umanità è di fronte alla scelta fra lo sprofondare nel caos oppure evolvere verso una comunità globale, etica e sostenibile. E in tutta la storia non vi è mai stato un momento più potente per compiere un cambiamento cruciale su scala mondiale. Parole forti. Quindi la fisica quantistica e l'epigenetica ci stanno mostrando in modo sempre più evidente che la nostra realtà è controllata e costruita dalle varie informazioni vibrazionali, cioè frequenze come luce, suono, pensieri, ambiente. Il nostro stesso DNA funziona come un'antenna che riceve ed emette frequenze, scambiando continuamente informazioni con il mondo e quindi con ciò che consideriamo la realtà, proprio perché noi stiamo vivendo in una energia vibrazione condensata che chiamiamo comunemente materia. Bruce Lipton, biologo cellulare considerato tra i padri dell'epigenetica, ci spiega che un gene è un'istruzione e proprio con questa ed altre istruzioni il nostro organismo può creare una proteina. La novità è che con gli ultimi studi sull'epigenetica scopriamo che possiamo creare fino a 30.000 proteine diverse con il nostro pensiero e con le influenze derivate dall'ambiente in cui viviamo. Noi non siamo quindi le vittime dei nostri geni, come ci vuol far credere la medicina convenzionale, ma possiamo agire attivamente sulla nostra salute, mandando le giuste informazioni ai nostri geni, utilizzando pensieri sani, suoni armonici e luce, quindi biofotoni e biofononi, che devono però vibrare in uno stato di coerenza armonica. Per dirlo in musica e per spiegare la mia affermazione iniziale di questo video, cioè che il sintomo è un orchestrale che ha perso lo spartito, possiamo immaginare una grande orchestra di cui noi, o meglio le nostre coscienze, sono i direttori d'orchestra, e dove ogni pensiero è fonte di informazioni che sono in grado di creare musiche armoniche e campi coerenti. Bene, immaginiamo ora che un musicista perda lo spartito e comincia a suonare a casaccio, stonando lui e creando confusione anche agli altri strumentisti. La medicina allopatica e la farmacologia cosa fanno? Usano vari metodi per risolvere il problema. Per esempio, cercano di drogare il musicista, usando quindi antidolorifici per togliere il sintomo. Questo è un esempio. Un altro metodo è quello di allontanare il musicista dall'orchestra o ucciderlo, usando quindi il metodo chirurgico. Ma con il suono armonico e le giuste vibrazioni e quindi informazioni di campi coscienti coerenti, possiamo invece ridare lo spartito al musicista e metterlo in grado di ritrovare il giusto punto del pentagramma dove si era perso, così che l'orchestra tornerà a suonare in modo armonico, ma con la formazione orchestrale al completo. Buone vibrazioni a tutti!